fonetica, suono, accento corretto. Questi gruppi di lettere si leggono un come Chopin e si scrivono IN, IM, YN, YM, AIN, AIM, EIN, EIM, OIN. Ecco alcune parole con un. Chopin, Chopin, pain, pino, fin, fine. Una frase con il suono un di Chopin. Voilà, il joue un morceau de Chopin. Ecco, suona un pezzo di Chopin. Pain. Il y a un arbre de pin dans le jardin. C'è un albero di pino nel giardino. Fin. C'est la fin du discours. Questa è la fine del discorso. Quando il suono A si trova prima delle consonanti B e P, si scrive IM. Quindi la N si trasforma in M, ma si legge A allo stesso modo. Esempi di parole scritte con il suono A, con la trasformazione dalla N alla M perché scritta davanti alla P. Simple, semplice. Implorer, implorare. Important, importante. Con il suono A della parola simple formuliamo una frase. Elle mène une vie simple. Conduce una vita semplice. Una frase con implorer. Je déteste te voir implorer pardon. Odio vederti implorare perdono. Una frase con important. C'est important suivre la leçon. È importante seguire la lezione. Adesso tre esempi di parole scritte con il suono A, con la N che si è trasformata in M perché scritte davanti alla B. Timbre, timbro. Imbattable, imbattibile. Imbécile, imbecille. Esempio di frase con timbre. Tu as mis le timbre? Hai messo il timbro? Frase con imbattable. Prix imbattable. Prezzo imbattibile. Imbécile. Je ne suis pas un imbécile. Non sono un imbecille. Anche Y ed N formano il suono A. Syndrome, sindrome. Syndicaliste, sindacalista. Synchronisé, sincronizzato. Frase con syndrome. Le syndrome est rare. La sindrome è rara. Frase con syndicaliste. Je suis chez le syndicaliste. Sono dal sindacalista. Frase con synchronisé. Elle fait natation synchronisée. Fa nuoto sincronizzato. Il suono un, formato da Y ed N, si è trasformato in Y ed M perché è scritto davanti alla B. E quindi facciamo qualche esempio. Symbole, simbolo. Symbiose, simbiosi. Symbolique, simbolico. Frase con symbole. C'est le symbole de la tradition. È il simbolo della tradizione. Symbiose. Les jumeaux vivent en symbiose. I gemelli vivono in simbiosi. Symbolique. C'est seulement un geste symbolique. È solamente un gesto simbolico. Anche questa volta il suono A è scritto con la lettera M perché è posto davanti alla lettera P. Sympathique, simpatico. Symphonie, sinfonia. Symptôme, sintomo. Frase con il suono A scritto nella parola sympathique. Mais quel garçon sympathique? Ma che ragazzo simpatico. Symphonie. On joue la symphonie de Mozart. Suoniamo la sinfonia di Mozart. Symptôme. Vous avez douleur? Quel symptôme avez-vous? Avete dolore? Che sintomo avete? Ecco un altro esempio di suono A. In questo caso le lettere sono A, I, N. E leggiamo. Pain, pane. Train, treno. Bain, bagno. La frase è composta dalla parola pain. Ce matin, j'ai acheté le pain. Questa mattina ho comprato il pane. Train. Tu pars en train ou en avion? Parti in treno o in aereo? Bain.
Je veux me relaxer avec un bain chaud. Voglio rilassarmi con un bagno caldo. Ancora una volta lo stesso suono, A, scritta in maniera diversa. Le lettere sono E, I ed N. Peinture, pittura. Feinte, finta. Plein, pieno. Frase con il termine peinture. C'est une peinture à l'huile. È una pittura ad olio. Feinte, ne fais pas feinte de rien. Non fare finta di niente. Plein, j'ai fait le plein d'essence à la voiture. Ho fatto il pieno di benzina alla macchina. Ancora una volta il suono A scritto con lettere diverse. E sono O, I, N. Lointain, lontano. Point, punto. Coin, angolo. Loin, je t'ai reconnu de très loin. Ti ho riconosciuto da molto lontano. Point, je n'ai plus un point d'appui. Non ho più un punto d'appoggio. Coin, au coin, tourne à droite. All'angolo, girata a destra. Merci, alla prochaine. Grazie, alla prossima.